Presentato all'antisala dei Baroni al maschio angioino Neapolitan Edu Power, il primo progetto educativo e formativo sulla cultura musicale antica e classica napoletana, ideato e promosso dall'impresa sociale Yes Crea, in partenariato con il Comune di Napoli. Ci dice di più il direttore artistico Pasquale Amato Fierro. È un progetto che intende, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla cultura musicale napoletana antica e classica. È un progetto di ricerca e di sviluppo della cultura musicale napoletana. Abbiamo lavorato più di 4 mesi con le scuole per preparare i ragazzi alla visione di uno spettacolo che sarà il 10 maggio al Teatro Trianon, Trianon Viviani, e dalle 9:30 del mattino partirà questa grande festa con gli alunni delle scuole che hanno aderito, proprio su quello che loro hanno fatto durante questo percorso di laboratorio e di formazione. Questa prima edizione del progetto ha visto gli studenti concentrarsi sulla Napoli del 1400 e del 1600, sullo studio delle villanelle. Ma sentiamo Lucio Marcello Falconio, presidente della società Yes Crea. Un progetto che vede luce grazie alla mission e la vision della nostra azienda, che ha come vocazione quella di promuovere, divulgare e valorizzare la cultura italiana nel mondo e nelle giovani generazioni e in particolar modo la cultura napoletana.